fatto ridere, mi ha fatto ridere il titolo. Ho corso 4 miglia ogni 4 ore per 48 ore. Ora voglio il suo video, no, i suoi video sono carini, ogni tanto trovo qualcosa di carino, però ho corso 4 miglia. 4 miglia cosa sono? 6 chilometri? Miglio chilo... Oh! Metro, Dio Cristo! Sì, 1.6, quindi no, forse anche di più. Cioè, sono 1.5 per 4, 6 chilometri. Sì, più o meno 6 chilometri. Ho corso 6 chilometri ogni 4 ore per 48 ore. Voglio vedere... Per le prossime 48 ore io e il mio amico Jack correremo 4... Io sono già stanco solo aver letto il titolo. 4 miglia ogni 4 ore. Sei pronto? Sono prontissimo. Let's go! Ah, così subito! E anche benvenuti, il video parte. Andiamo, ragazzi! Questi sono i primissimi metri di quelli che saranno tanti, tanti, tanti chilometri. Joggins, stiamo arrivando. Let's get it! Andiamo! Io avrei già sonno così. 4x4x48. Ecco come si chiama la sfida che abbiamo appena iniziato. È una challenge creata dall'unico, fottuto, inimitabile uomo piuttosto... Ah, è il pazzoide, sì, me lo ricordo. ...sulla faccia della terra. David Goggins. Leoni, probabilmente ormai lo sapete che era più di 2 anni che volevo affrontarla. Ma non mi sono mai sentito pronto. Perché correre 4 miglia ogni 4... Sì, sì, no, no, continui. Non hai capito, continui. Non stai capendo. Non che dormi, non hai capito. 48 ore continuate. 4 ore di corsa, 4 ti riposi per 48 ore. Non c'è la dormita notturna, non hai capito? 4 ore per 48 ore significa percorrere 76.8 km in solo 2 giorni. Quasi 2 maratone in 48 ore. Una distanza che non mi ero mai sognato di affrontare nemmeno nei miei sogni più reconditi. Scusatemi il termine intellettuale. Devi mangiare, sì, devi mangiare nelle 4 ore che ti riposi, sì. E caghi, mangi, pisci e fai un po' di sonnellino. Esiste il sonno polifasico. Però non so quanto si riesca... E il tutto va abbinato ad una costante privazione del sonno, dato che dovremmo correre anche nel cuore della notte. Ma vedi, cioè, corri di continuo. Per portarci al limite. Il nostro obiettivo infatti sarà solo uno, completare la sfida con successo. Bersi un cappuccino prima di partire per la corsa non è stata assolutamente una bella scelta. No, perché a meno che non hai il mio stomaco, come minimo ora t'avrai la merda che sta smarmottando dal culo pesantemente, tipo Diglett. Hai la merda che tipo Diglett esce dal buco del culo e fa... Quindi mi sto letteralmente cagando addosso. È a tal crad, scusami. Ah, non sono stati quei due cornetti ultra farciti di pistacchio. Eppure pure può anche essere quelli, in effetti. Ok, 2 miglia, ci giriamo e torniamo indietro. E già cominciano così smarmottare. Cos'è il sonno polifasico? È una sorta di tecnica che ti permette di dormire un po' durante la giornata e un po' la notte per ridurre al minimo il numero di ore dormite la notte. Tipo Einstein aveva dei momenti in cui dormiva 3 ore a notte, 4 ore a notte, poi faceva un paio di pisolini durante la giornata. Sei cagato sotto il caghetta? Faceva un paio di pisolini durante la giornata e poi ricominciava il suo lavoro. Sento già un fastidio al polpaccio sinistro, che non è assolutamente bene. È la citazione del film, okay. Rapace. Penso di sì, io l'ho sempre usata, penso che venga da lì. Guardate qua, 39 minuti e 30 secondi. Hai corso per 40 minuti, io non sarei in grado nemmeno di camminare per 40 minuti, figuriamoci correre. Scappa davvero tanto la cacca, bro. Abbiamo 3 ore e 20 minuti, andiamo a fare la cacca. Caga per terra come i veri uomini. Ok, è stata completamente una guerra tra me e il cesso, veramente. Come siamo? Bene, brother. Il supermercato si trova a 5 minuti a piedi, ma anche a 5 minuti in auto. E secondo voi come ci andiamo? In bicicletta. Nonostante il supermercato fosse attaccato a casa, abbiamo deciso di andarci comunque in auto. Ma totalmente, cioè, se io devo correre per 4 ore, per 48 ore, ogni 4 ore, io a parte correre non mi muovo in quella giornata, cioè... In modo da risparmiare ogni singola molecola di energia e fare meno fatica possibile. Siamo sinceri, ragazzi, Chinotto, miglior bibita di questo pianeta. Non è male, non è male. Sì, il Chinotto è buono, però... Cioè anche, a me non dispiace neanche la Fanta, a dire il vero. La Sprite non mi dispiace neanche, non è cattiva la Sprite, però è buono il Chinotto. E non voglio sapere di altre storie. Ma sei serio? Ma fa cagare. Loro, ma sei serio? Ma fa cagare. Ecco a voi le bacche di Goggins. Le bacche di Goggins. Ne fanno due.
Sono le 11:30, spunti. Una pizza, zio. Io se dovessi correre 4 ore ogni 4 ore, io mi mangerei zucchero. Cioè, io letteralmente penso che ingoierei zucchero. Zucchero, pane con burro e zucchero, pizza con sopra zucchero, marmellata, Nutella e zucchero. Cioè, qui non servono degli zuccheri. Qui servono proprio delle riserve di uranio impoverito per avere l'energia. Tino tattico con una pizzetta e tra mezz'ora, brother, dobbiamo riniziare a correre. Taste test. Albicocca fragola. È buona. Ci mangiamo la pizzetta e poi andiamo a correre. Nemmeno il tempo di fare la spesa e mettere via quello che avevamo comprato, ed era già il momento di prepararsi e ripartire per la seconda corsa. Ok, round 2 della 4x4x48, sei pronto? Pazzesco! Anche la seconda corsa l'abbiamo iniziata belli carichi, ma non avevamo ancora idea di quello che ci sarebbe aspettato. Infatti aver iniziato la sfida alle 8 di venerdì mattina voleva dire che avremmo dovuto correre alle 8, alle 12, alle 16, alle 20 di venerdì, poi continuare e correre sabato appena scattata la mezzanotte, alle 4 di mattina e poi di nuovo alle 8, 12, 16 e 20, e infine fare le ultime due corse della challenge a mezzanotte, alle 4 di domenica mattina. Ma io collasso, cioè io non... uno collassa a fare una roba del genere, cioè è devastante non dormire praticamente per 48 ore. Già non dormire per 24 ore ti causa del rincoglionimento pesante, non dormire per 48 ore ti rende veramente scemo. Cioè, hai i riflessi rallentati, hai la capacità logica e deduttiva incredibilmente rallentata. Cioè, diventi una ameba a livello cerebrale. Io ho avuto un amico che ha fatto la stronzata di star sveglio per 48 ore perché era andato al mare, era tornato, bla bla. Era rincoglionitissimo. Ma è il test di preselezione per i Navy Seal? Secondo me è peggio, il test di preselezione per diventare Gesù Cristo. Anzi, invece il patino, cioè. Sembra divertente. Sai che sono veramente felice di farlo. Si stanno andando a prendere il genitore. È come se fossimo in vacanza, però faticosa. Però più bella. Bellissimo. Voglio provarci. Fa male? No, no, non fa male, tranquillo. Puoi tranquillamente non dormire per 48 ore senza avere alcun tipo di problema. Comincio a diventare problematico dopo le 72 ore perché collassi. Non ce la fai. Fisicamente crolli dal sonno, non ce la fai. Cioè, dopo 72 ore di che stai sveglio, il cervello comincia letteralmente a sfasare, comincia letteralmente a causarti delle allucinazioni visive e auditive, cominci ad avere uno stato alterato dell'umore, cominci ad avere sballamenti ormonali, potresti avere momenti di euforia, momenti di depressione, delirio, a totale azzeramento della capacità logica, incapacità di controllare. Diventa delirante non dormire per più di 72 ore. Più di 72 ore. Insomma, diventi il classico lettore di Tal Exit o un TikToker medio per intenderlo. Diventi un fan di genio matematico. Erfuego, grazie per l'anno, Valentino. Seconda corsa andata. Comincia a fare cose che deliranti, tipo cominciare a credere in Dio, cose... Vabbè, azzeramento delle facoltà logiche. Andiamo su e prepariamo da mangiare. Questo è il piattone di pasta, ne abbiamo sicuramente altra nella pentola. Sì, mangia, brutto figlio di puttana. Se io non posso mangiare, devi mangiare tu! Sapete che quando sono a dieta io amo vedere la gente che mangia? Perché se non posso mangiare io, devi mangiare, devono mangiare gli altri. Se non sono io che posso mangiare, sono gli altri che devono ingozzarsi come dei maiali. E ci diamo da fare. Tutti i carboidrati. Quindi del pranzo. Maria Sofia non dorme da anni? Grazie. Ci avevano fatto salire un abbiocco mostruoso. Ci credo, Cristo. Quindi abbiamo deciso di distenderci un attimo. Ok, ci facciamo giusto un riposino. Ci sei, bro? Ci sono. Ok, non lo vedo benissimo. È sceso un po' il vibe della corsa, eh? Teniamo conto bene il puntino. C'è sceso il vibe della corsa! 2 secondi prima era carichissimo, eravamo tutti pronti, dai, cazzo! Dopo 8 ore di corsa, ci è sceso un po' il vibe della corsa. Zio, senti, ma se annullassimo il video e andassimo a dormire, ma sai che... Minchia, raga, sono messi così dopo due corse.
sono ridotti così dopo solo due corse. Cioè, cazzo, gliene manca ancora, tipo, non te voglio dire, gli mancano ancora 36 ore. E via con le prossime 4 miglia. Terza ronda, 4 miglia. Ma boh, cos'è sta roba? Vai. La miglioriamo dopo. Aspetta, iniziamo, okay. Iniziamo. Okay, andiamo. Ok, brother. Appena fatto il primo miglio dei quattro. Dai. Ok, ho fatto un casino perché a questo punto della giornata ero totalmente, mentalmente, fisicamente, emotivamente preso dalla sfida. Il mio unico pensiero era: siamo appena all'inizio, concentrati che sarà durissima e tra qualche ora avrai voglia di morire. In tutto questo mi sono dimenticato di ringraziare lo sponsor. Oh, skippare, ti ho visto. Quindi fate finta che non sia successo niente. Non l'ho fatto, giuro che non l'ho fatto. Bene, sotto suggerimento del signor Jackie Coia abbiamo deciso di farci un po' di sterrato che è più morbido, meno arrogante sui polpacci e sui piedi. Esatto. Mamma mia, fammi vedere come lo godi. Oh. Look, I come from a city, you hear signs when we sleep. Pausa pisciata. Hands down, vibes. Ah, ti sei fermato? La challenge da ricominciare. Ti sei fermato? Ah. Dobbiamo ricominciare tutto? Comunque direte, perché non vi siete fermati davanti al vostro appartamento? Perché adesso sono in pratica le 5 di pomeriggio e io e Jack questa settimana proprio abbiamo iniziato due nuove schede di allenamento. Quindi dobbiamo essere... Perché non ci provo io? Ma sei pazzo? Cioè, ti rendi conto che io in questo momento, a dir tanto, se cammino un'ora mi vengono i crampi anche al buco del culo? Zio, faccio lo streamer, eh! Faccio lo streamer come lavoro! L'unica cosa che mi è rimasta adesso è un po' di forza fisica! La durata, la resistenza, il fiato, io non ce l'ho più! Cioè, se faccio una rampa di scale, voglio dire, mi viene un collasso cardiovascolare, vuoi che io mi metta a correre per 48 ore? Bravi, ma che mai, io poi non ho mai corso in vita mia, ma che cazzo dici? Ma chi cazzo ha mai corso in vita mia, voglio dire? Aspettarle, anche perché stiamo registrando proprio dei video su queste schede di allenamento. Esatto. Leone, mentre ci spacchiamo di push-up durante una delle sfide più toste mai provate nella nostra vita, scelta abbastanza stupida, iscriviti e metti un like al video. Posso dirvi? E mentre io guardo gente che corre, fate la sub. Sono al 10° minuto di allenamento, sto facendo un EMOM. Non sono mai stato così stanco dopo 10 minuti di allenamento. Sento proprio le energie drenate. Devi scofanare un sacco di zuccheri per resistere. Sono le 6:30. Questo vuol dire che abbiamo 1 ora e mezza per andare a casa a piedi, mangiare qualcosa e poi dovremo già subito riuscire. Quindi muoviamoci. Mentre tornavamo verso casa abbiamo visto una gelateria e i nostri neuroni bisognosi di calorie non ci hanno più capito niente. Le palline? Così. Mi dica, quanto costano 12, 24 coppe di gelato da 16 euro l'una? Se io prendo quella vaschetta, grazie. Cioè, vuoi un gelato al cioccolato? No, mi dia la vasca! La vaschetta in che... La prende spam! Luana! Zuccheri! Ovetto. Joy, grazie per i 4, malatino. Grazie a Brothers. Nutella, Kinder super arrogante. Mi dia il gelato gusto burro, cazzo. Devastante. Allora, vi assicuro che tutto questo movimento causa molta, molta fame. Ci siamo... ma fa... Ho appena mangiato il gelato. E adesso ci mangiamo la pasta col tonno di pranzo. Che zia manda bello figo. In questo momento abbiamo bruciato 3960 kcal. 3960 kcal. Porco due. Amica, lui sì che fai una roba del genere e puoi mangiare quello che vuoi. Puoi mangiare quello che vuoi. Se corri per 12 km al giorno, puoi letteralmente mangiare tutto quello che vuoi. Ti puoi mangiare del burro fuso, dell'olio fritto nell'olio, nel burro, nel lardo, nello strutto, nel guanciale. E puoi mangiare qualsiasi cosa vuoi. Che poi io sono convinto che da vecchio io farò questa fine. Io da vecchio farò questa fine, ragazzi. Perché, ve l'ho già raccontato, pensate che mio nonno... Quando gli hanno detto che aveva una punta di diabete, si è messa a correre 2 ore al giorno su Gabice Monte perché lui voleva mangiare. E io farò questa fine, ragazzi. Io farò questa fine. Io quando sarò vecchio e non potrò più fare le diete in cui dimagrisco perché avevo il metabolismo a fanculo, mi toccherà fare esercizio per mangiare. Lorenzo, grazie per i 3. Umbrello, grazie per i 2. Grazie mille per i sappatini. Grazie mille entrambi. Finirà così. Vacca, vacca. Buon appetito.
Dopo lo spuntino abbiamo chiuso gli occhi 30 minuti di numero E si sono risvegliati 2 settimane dopo. Una volta che ci siamo svegliati abbiamo iniziato a capire l'entità della sfida. Abbiamo realizzato che la cosa più dura sarebbe stata la privazione del sonno. E ci tengo a ripeterlo, eravamo appena all'inizio. Anche sopravvivere è dura qua comunque, non per dire... 8 di sera, inizia a scendere il buio. Sappi che adesso siamo qui da esattamente 12 ore. Il vibe non è come prima. Il vibe non è, esatto. Dopo 12 ore dall'inizio della sfida cominciava a calare il buio e insieme a quello il nostro vibe. Inoltre iniziavano a presentarsi i primi problemi fisici. Adesso fermate un attimo per capire cosa avevo il ginocchio. Adesso fermate un attimo, devo capire cosa ho il ginocchio. C'è che non è più il ginocchio, è partito il menisco, la rotula. Ti fa male perché hai perso il ginocchio, l'hai perso 2 chilometri in là. Hai consumato il menisco. 3000 calorie sono nella nostra media. No. 3000 calorie è ben più della media. Dipende dalla tua altezza, dalla tua massa muscolare e dal tuo allenamento. Ma in media un uomo sono 2000, 2200, 2300 calorie. Poi dipende dalla tua attività fisica, dal lavoro, dipende dall'altezza, massa muscolare, eccetera. Però sento un po' dolorante. Dipende. 3.2 km vuol dire 2 miglia. Torniamo indietro. Ci giriamo. Via. E torniamo indietro. Let's go. Per una donna sono meno 1600, 1800. Dipende anche dalla donna, però le donne è un filino meno. Ci manca l'ultimo miglio di questa quarta corsa ed una cosa che è indubbiamente subentrata adesso è una noia mortale. Sì. Però dipende da quello che fate durante la giornata, dal lavoro, dall'attività fisica, dipende. 6 km 40, 39 minuti e 22 secondi. Questo lo ammetto che l'ho sentito. Questa sì. Più che altro il cervello comincia a spegnersi. Esatto, no, io non tanto fisicamente quanto... Tra un po' vedrete che cominceranno a correre come l'attacco dei giganti, cominceranno a correre così. Il mio metabolismo basale è di 2066 calorie. Sì, che ci sta, è più o meno nella media, ci sta. Grazie per il cibatino. Tra poco cominceranno a correre come degli zombie. Cervellamente. E poi si continua. Ok, abbiamo un problema abbastanza importante. Ho perso un piede. Non so dove è andata a finire, ma ora ho una gamba di legno. Siamo ovviamente dimenticati della pistola massaggiante e quindi adesso dobbiamo tornare a casa, che sta tipo a mezz'ora, 40 minuti da qua, prenderla perché sarà vitale per la nostra missione e dopodiché ritornare qua. E questo ci fotte una buona ora / ora e mezza di riposo, che sarebbe importantissima. Terra gun, massaggiatore preso. Stare più di un'ora in auto ci aveva rincoglionito parecchio, quindi una volta tornati a casa abbiamo cenato e poi verso le 11 abbiamo deciso di schiacciare un pisolino. Quindi buonanotte. Comincia, lo vedo un attimo provato, comincio a vederlo un attimo provato. Amici del canale, amici follower youtubers, amici di Equitalia, buonanotte. A tra poco. Hey bro. Sei? Sì. No. Che voglia di andare a correre mezzanotte. Sono stanco, ho fatto un riposino di 20 minuti, abbiamo mangiato al volo, tutto di fretta. Sta cominciando ad essere bella impegnativa. Che stomaco ha conosciuto? Si sono svegliati nel 2027. Cioè, è una cosa assurda che noi stiamo correndo e qua la gente sta facendo festa. Vada signora, vada, anche lei è in maratona. Non molli signora, vada. Ce la fa anche lei, venga. Abbiamo una nuova compagna di sfida. Sì, coi tacchi, ma va bene uguale. Nonostante stare un po' in mezzo alle luci e la gente ci avesse ricaricato di energia, la corsa rimaneva comunque molto pesante e la fatica non risparmia. Lui sta cominciando a correre come se si fosse appena cagato addosso. E se fate caso, lui sta correndo tipo a gambe aperte, come se avesse un chilo di diarrea nelle mutande. Comincia a non riuscire più a correre normale perché il quadricipite e il piede stanno andando a fanculo. Non risparmiava nessuno. Ok raga, le palle iniziano a farmi male, a bruciare perché sfregano sulla calzamaglia. Certo, dovevi metterti i boxer, è quello che ho detto prima. 42 minuti,
Che sofferenza. E 48 secondi. Ho sofferti, eh. Questa è stata... benissimo. La corsa più lunga che abbiamo fatto poi. Corsa di mezzanotte fatta, la prossima sarà tosta. Andiamo su a riposarci. Una volta arrivati a casa ci siamo fatti una doccia e siamo andati dritti nel letto per provare a dormire qualche ora, perché la corsa successiva sarebbe stata indubbiamente la più dura da affrontare. Okay. Sì, perché era le 4 di mattina. Ok, è l'1:20 e la sveglia è impostata per le 4:15, quindi abbiamo da dormire poco meno di 2 ore e mezza. Ma come fate a sentirla? Io non la sentirei mai. Io non la sentirei mai la sveglia, ragazzi. Io non riuscirei mai a sentirla la sveglia. Non mi sveglierebbero neanche delle cannonate. Già io non mi sveglio mai. Cioè io non mi sveglio neanche con il casino, con l'apocalisse. Io per me, se fuori cominciano a bombardare, io potrei dormire sulla spiaggia dello sbarco in Normandia che non mi sveglierei uguale. Io sonno pesantissimo. Quando mi addormento non mi sveglio, ma proprio, ma neanche... io non la sentirei mai quella sveglia, mai. C'erano delle volte che mia madre doveva proprio scuotermi, ma cattiva, sennò io non mi svegliavo. Buonanotte. Ma sì, vabbè, ma poi io ho assunto questa abitudine per un motivo. Io ho assunto questa abitudine perché quando io ero più ragazzino, che mia madre era di là in cucina, quando lei si svegliava la mattina un po' prima per svegliare me, mia madre non è che fosse audiolesa, ma non ha mai concepito il discorso di tenere le cose a un volume normale. Quindi io quando dovevo andare a scuola e lei si svegliava quell'oretta prima, anche lei per prepararsi al lavoro, io da di là le prime volte sentivo a volume sparato tipo 90 di volume, sentivo taradan dan 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 taran. Poi lei che cominciava, tipo, passava l'aspirapolvere, faceva wow boom, wow boom, wow boom contro la porta della camera, ma fortissimo tipo. Prendeva il telefono, sì, allora... e io praticamente mi sono tipo adattato, mi sono evoluto, esatto, mi sono adattato, evoluto, ho sviluppato delle nuove skill che mi hanno permesso di non sentire i suoni. Io quando dormo ho tipo acquisito l'adattamento a rumori forti, quindi adesso anche se fuori le truppe di Washington combattono contro il reggimento inglese a cannonate d'artiglieria, io non sento niente. Vabbè, la scatarrata del papà alle 6 di mattina è un classico, ma la scatarrata di mattina ce l'ho anch'io, ma voglio dire, oramai dopo i 30 anni ti viene, dopo i 30 anni ti viene, specialmente se in gioventù hai fumato e bevuto, dopo i 30 anni la scatarrata ti viene, easy, perché cominci a dormire russando tipo, quindi appena ti svegli parte la scatarrata incredibile, ti svegli che fai e parte fuori la patacca gialla, verde, marrone dalla gola, con dentro probabilmente degli enzimi, degli amebe, delle microorganismi in grado di infettare un capibara, ma che schifo, ma funziona così, che cazzo è così, che vale per tutti, arrangiati, voglio dire. È come la sdiarreata mattutina che fa la mamma. Le mamme, specialmente quando hanno il ciclo, la mattina fanno delle sdiarreate che sembrano dei tuoni provenienti dalla bufera, dalla burrasca su Giove. Non so perché, perché gli uomini cagano violenti, ma le mamme sdiarreano scorreggiando in una maniera incredibile. Specialmente quando hanno il ciclo. Quando nel ciclo vanno in bagno e senti proprio... tornano che hanno perso 20 kg, ha la pancia molto più sgonfia, quindi... è una cosa incredibile, però solo quando diventano mamme, prima no. E invece gli uomini cagano come degli ippopotami costipati sempre, quindi... che incubo. Ma toccherà anche a te, non preoccuparti, voglio dire, anche perché dopo anni di sesso anale ti si stura il culo. Scusate, come sempre ho dovuto mettere il mio. Dicevamo, possiamo continuare, scusate. Andrea, grazie per i 9, Palatino, grazie per i sub. Adesso vedi che li vai lì, ci vedi che li vai lì. Buongiorno, principessa, ben svegliata. Oddio. Quello... sì, addio. È morto, è morto. L'abbiamo perso, lascia perdere, non c'è pericolo. Quando ci siamo svegliati... lo scuoti? No, ti prego, uccidimi. Uccidimi, ti prego, uccidimi. Questa, sai che è una cosa che pensavo anch'io quando mi svegliavo alle 7 di mattina per andare a scuola certe volte, che ero stanco?
Quando la sera prima avevo fatto il coglione, che mi ero messo a giocare al computer, a letto alle 2 di mattina, e alle 7 c'era la sveglia, e io, mia mamma, Andrea, sveglia, io, uccidimi, ti prego, uccidimi, no. Non posso stare a casa da scuola, non me lo consentiresti mai senza avere la febbre. Devo andare per forza se non ho la febbre, quindi rimane una sola soluzione. Uccidimi! Gli atti, io e Jack avremmo potuto benissimo fare le comparse in un episodio di The Walking Dead, perché sembravamo dei fottuti zombie. Immagina di correre per tutto il giorno e poi doverti svegliare alle 3:45 di mattina, prepararti e uscire per fare altre 4 miglia di corsa. Ti assicuro che è tutto meno che una sensazione piacevole. Ma immagino, deve essere la definizione di inferno. Con questa corsa siamo a metà sfida, bro. All'inizio facevano tutto gli sgargiuli col saluto. Questa corsa siamo a metà sfida, bro. Non riesco più neanche a mirare le mani. Hanno perso la funzione, l'articolazione motoria. Dopo 20 ore di sfida il mio fisico stava rispondendo bene, ma non posso dire lo stesso per quello di Jack. Mi sento tanto male. Arrivato alla sesta delle 12 corse, Martino, ho capito che la stanchezza mentale era un problema tanto importante, se non superiore, a quello della stanchezza fisica. È difficile compensare in questo frangente, perché la stanchezza mentale è difficile da compensare con il caffè, non funziona. È un grosso problema, perché la stanchezza mentale la puoi affrontare con il caffè, perché il caffè ti sveglia se hai stanchezza mentale, perché il caffè letteralmente blocca i recettori che ti danno la sensazione della stanchezza, però vale per la stanchezza mentale. La stanchezza fisica, il caffè non serve a niente, è proprio inutile. E credo che anche sparandoti della Red Bull in endovena, non credo, diventa dura, diventa difficile. Devi bombardarti di zuccheri, ma anche lì si rischia poi di non ottenere grandi risultati. È difficile resistere. Il problema delle palle irritate che sfregano sulla calzamaglia inizia a farsi sempre più grosso. Torna a casa che le palle scarnificate. Cioè, per me. 2 ore dopo mi sanguinano i testicoli. Che per Jack. 2 miglia. E adesso ci giriamo. E torniamo indietro. Dai che il ritorno è sempre più breve. Dio, è come se avessi colpito un muro di fatica adesso. Eravamo esattamente a metà sfida. Il ginocchio di Jack sembrava voler semplicemente peggiorare. Le mie gambe erano pesanti come se avessi avuto delle cavigliere e la deprivazione del sonno ci rallentava come un'ancora trascinata sul fondale. Dentro le nostre teste c'era solo una domanda: riusciremo davvero a chiudere la sfida? Immagino che la vedremo venerdì 19, la parte 2, perfetto, tra 3 giorni. Questa assolutamente ce la vediamo, la parte 2, assolutamente, non vedo l'ora di vederla. Sarà fighissimo. Lo sapevo che era solo una parte, perché... Ah, ragazzi, ripeto, per la maratona... Nick, grazie per il 18, Patatino, grazie mille per i sub. Per la maratona, perché qualcuno prima me l'ha chiesto, per la maratona, tranquilli, vi aggiorno io se la facciamo questa settimana o la prossima. Vi aggiorno tutto su Insta, non si fa più. Ma aggiorno su Insta, ve lo dico con un po' d'anticipo, tranquilli. Non... Barba scura? Ma perché barba scura? Cos'è che aveva fatto, scusami? Cosa mi sono... Non sono usciti i nuovi video di Barba Scura. Che cosa... Gli esperimenti... Ah! Tu dici... aspetta. Allora, quello magari... Ad ogni traguardo, eravamo con te. Ovunque vai. C'è qualcuno che ti pedina e ti stalkera. Non sei mai da solo, siamo sempre dietro di te. Preparati tutta. Questo magari con Cambo lo vediamo. Turbo, grazie per i 2 palatino, grazie mille per il sub. Questo magari lo vediamo subito dopo, un attimo per conclusione. Intanto volevo vedere del... Ah, è uscito un nuovo video di Merluzzo. Vado al banco dei pegni e di affari di famiglia.
che non è il banco dei pugni, dovrebbe essere quell'altro, quello con i pelati. Quindi voglio vedere questo qua, secondo me è bellissimo. Sì, molti di voi conosceranno il programma televisivo Affari di Famiglia. Sì, a me piace un botto, a me piace un botto questo programma. Non lo porto in live perché secondo me non so quanto potrebbe intrattenere, però a me piace veramente un sacco Affari di Famiglia. Non ho mai doppiato, cioè io ho doppiato due, quello no, mai. Che è ambientato in un negozio che si chiama Golden Silver Pawn Shop. E appunto chi è fan della serie riconoscerà dove sono in questo momento. Ma che cazzo, dai, non ci credo! Andiamo a fare un giro dentro? Aspettiamo. Andiamo. Ragazzi, come tutti sapete, nel programma vengono portati degli oggetti e vengono... Portalo. Va bene, ragazzi, adesso nei prossimi giorni lo porterò, guarda, me lo segno. Se trovo le puntate, ragazzi, Non è detto che ci siano le puntate, ragazzi, ve lo dico, quindi... Sono fatti valutare per poterli rivendere. Tutti sapete, nel programma vengono portati degli oggetti e vengono fatti valutare per poterli rivendere, acquistare. Insomma, molte volte sono oggetti veri, alcune volte non lo sono. Nella serie televisiva si notano molto spesso macchine fotografiche, pistole, figurine di giocatori di baseball. Ma io vedo un grande angolo nerd, in realtà. Tipo, quella dei Masters, sai che io ce l'avevo, quella macchina lì di Man? Ci sono tantissimi poster... John Wick. È il banco dei pugni della gente sana di mente. Sì, sì, praticamente sì, grazie per le locandine di film autografati, infatti avevo puntato quello di Rocky. No! Che cazzo dici? La locandina firmata di Rocky. Rocky là sopra. C'è anche I Bravi Ragazzi, Il Padrino, tutte foto autografate. Ci sono diversi quadri, ad esempio qui c'è Attack on Titan, lì c'è... Ma da chi è firmato, scusami? Ma chi è firmato dall'autore? Che cazzo dici? Infatti costa $600. Sono venduti autografati, ma con l'autografo del doppiatore americano. Cioè... Ah, vabbè. Sarebbe bello se questa cosa venisse fatta anche in Italia, riconoscimento del valore del doppiatore. Sai cosa, qual è il problema? Vabbè, ci starebbe firmato dal doppiatore italiano. Beh, ci starebbe comunque. Ma mia, costa troppo, ragazzi. Non ve la potete permettere neanche in due vite. I prezzi sono abbordabili, ovviamente sono tutti proporzionati al valore. Che bello, dai, voglio Majin Buu con Goku. Dell'oggetto, all'usura dell'oggetto, esiste sempre il valore affettivo, no? Che è una cosa che non tutti danno. Chi c'era? Junior C18, quello che mi sembra essere Gohan Super Saiyan 2, non sono sicuro perché è a testa bianca, non lo vedo. C'è Goku da bambino, c'è Coso, non mi ricordo il nome, Trunks sessuale, c'è anche Luffy. Naruto, ma dai, ma ci sono tutti quanti, che bello! Usura dell'oggetto, esiste sempre il valore affettivo, no? Che è una cosa che non tutti valutano sempre. Magari trovare qualcosa che per sé ha un grande valore affettivo perché ci si riconosce, ossia dai, che grandi bello. Fan di un qualcosa, si può trovare a un prezzo accessibile perché chi l'ha venduto magari non aveva quell'affetto che puoi avere tu. Quella è la firma di Adam Sandler, potrebbe essere vera perché il quadro viene $1200. Firmato da Adam Sandler, ci credo. Il 20% di sconto. Mentre quella lì con la firma, guarda. Questo è pure, scusate, 9, 8. Quello è firmato e costa $2200. Ma chi è firmato, scusami, da Vin Benzina? Una delle cose più belle che ho visto finora è quella figura di Tom e Jerry. Sì. Se volete fare un regalo a Maccio Capatonda, quello è l'ideale. Infatti, gli faccio una foto e gliela mando. No, quello della Disney li voglio tipo tutti. Siamo arrivati nel regno di Ambra. Quello delle carte Pokémon. Uno e due. Non so se... Oh mio Dio, ho paura di sapere quanto costa. Tutti lo sapete, ma c'è un quantitativo di carte Pokémon a casa che è devastante. Quante ne hai? Ambra compra le carte dei Pokémon a letto, ma non mentre è a letto. Tipo mezzo chilo di carte. Però chi mi vuole mandare le carte... No, c'è roba rara, Ambra! Con tutto il bene, per l'amor di Dio, ti voglio bene, sei simpatica, parlare con te è stato molto divertente, però Abra, senza offesa, ma, cioè, le carte Pokémon, se trovi quelle rare di prima generazione, Alpha, lì, Charizard, sto cazzo, cioè, voglio dire, le vendi a decine, sono una centinaia di migliaia di dollari, quindi, sta minchia, con tutto il bene che ti voglio, però... Chi c'è lì? Però chi mi vuole mandare le carte? No, qui c'è roba rara, Ah, Suicune, Raikou, Entei. Che bello. Quante le vendono, scusami? Quanto la vendono? Quanto... Non vedo il prezzo. Quanto la vendono, scusami?
Sold as set. Ah, vendute come intero set. Ok, ma il prezzo dov'è? 90. Dove l'hai visto 90? Scusami. Voto 9. Non c'è il prezzo. Infatti stavo guardando per curiosità, ma il prezzo non c'è. $3,500 la foto di Michael Jackson. Quella è tanta roba. Quella è tanta roba. Michael Jackson con Freddie Mercury. Quello è una cosa per cui i soldini si spende volentieri. Vedere le due leggende insieme è tanta robina. E Freddie Mercury. Il volo basso rosso è stupendo, cioè della roba assurda. Oh, 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 oh. Non interrompere, che l'Ichnus è buonissima, però... La Wombo Combo. Il re del pop con il re del rock. Ma anche tu è sopra le gente, $100,000 sono le scarpe. Che cosa, scusami? Cielo, grazie per i due, Palatino, grazie mille per il risab. Che cosa? Non riesco. Di chi è? Non lo sto capendo, di chi sono? $100,000 sono le scarpe ufficiali di Messico 68 delle Olimpiadi. Ah, ok, no. $100,000. $100,000. 1968 Olympics that were in Mexico. $100,000. Quindi tutti gli elementi qua dentro sono belli. Ah, ok, sì. Qui c'è un coprolite fossile da $5,000. C'è un sasso. No, non è un sasso, è un coprolite. È una cacca fossile. È un coprolite, sì. È da secca. È quella che si mangia Morandi, per intendere. Sai che è un trilobite, mi sa tanto che... Te lo compri? Quale? Ci sono belli. Io ho fatto un esame di paleontologia, trentellone. No, posso dire una... nessuno lo direbbe mai, ve lo giuro, ma Ambra è dottoressa in ecobiologia con 110 e lo. Beh, ma io non ho mai pensato che fossi stupida. Perché Merlo? Non ci crede, ma è così. Chiedigli tipo, do you have wrestling, pro wrestling, whatever. Wrestling, wrestling, so yeah. Go that way, all the way. Oh, Merlo, grazie per i tre, Palatino. I was speaking Italian. No, no. Hanno delle carte della EBU e della WWE firmate molto probabilmente. Vediamo. Inizio, dobbiamo andare poi a recuperarle. Paolo, dietro di te, c'è Rick. C'è Rick. Va a cagare, Merlus! Ma è un cartonato. Palatina. È un cartonato? No. Vabbè, niente, dai. Chi è questo cane? Ha detto qualcosa? No. Sembrato. Paolo, c'è una copertina di su... No, speravo uscisse veramente, tipo hanno fatto la gag. Superman di Andy Warhol. A $1,500 me la compri? Sì. Attento a muoverti, che dietro c'hai robe che costano più della tua vita. Stavo per fare un vero danno. Sì, attento a muoverti, che dietro c'hai robe che costano più della tua vita. Stavo per fare un Rick. Ecco, guarda, io te lo dico. Grazie per il cinfantino. Bella reference. Io te lo dico, stai attento, perché $10,000 io non lo ribalterei per terra, quindi vai tu. Un ametista da $10,000, io ci starei un attimo attento, no, perché è un vero danno. Sì. Follow me. Dove vai? Ah beh, un sasso. Ah beh, il diamante cos'è? Il diamante è carbonio pressato, non è che... Ander, grazie per i 16, Palatino, grazie per i sam. Scusa. Tu sai che io sono la voce di Tocket. Dal 2011 ho fatto tutti i film, le serie. Con la voce da gatto, in questo modo. Ah, pronto? Parlo con Paolo Cellammare, no? No, non è Paolo. Sì. Dai, potresti prenderlo e filmarlo, sarebbe figo. Sì, sono Tocket. Volevo dirti, Paolo, che dovresti comprare questo quadro a Maurizio. Se lo merita dopo tutti i suoi impegni e la sua... come dire... Non so neanche io chi cazzo è quel gatto, però... Non lo so, compraglielo. Non ha funzionato. No, sembra di no. Ragazzi, tutti mi dicono, Maurizio, come creano di interesse il... 100 di sconto su tutti i prodotti del sito. Can I look close the Elvis? That one with... Yeah. Wow. I'm a big fan of Elvis. Ma è firmato da Elvis? I actually am a voice actor. Italian voice actor. You? Yes. Yes. Okay. Guarda lui, no! And I gave my voice to Austin Butler in Elvis. Boy. Yeah. No. Yeah, I dub a lot of... Guarda, è sconvolto anche lui, non ci crede! e quindi è mia. Ma di conseguenza ne consegue che questa è mia, ciao. Anime.
Oh no, look. Oh yeah. Molto bello, questi sono originali dell'International, è l'hotel dove si esibiva Elvis. Right now the name is Westgate. Westgate si chiama adesso, l'International adesso si chiama Westgate. Ok, thanks. Ma qua, no, sei firmata da Elvis, quanto costerà? $20,000? Sceriffo, thank you very much. We need to take a picture. Ma che carino! Guarda lì, il Merluz internazionale! Il Merluz è un influencer globale! Si fa le foto in America! We are waiting for you in Italy. I will prepare you a pizza. Please. Yeah. Livorno fans. Livorno fans. Pizza map. Pizza map. Ma perché? Ma perché? Perché? Ma cosa vuol dire? Ma perché? Scusami! Grazie! Ma perché? Ma... Sì, ho capito, ma che discorso è? Ma... No, ho capito che Livorno e Pisa si odiano, ma che cazzo vuol dire andare in America? Scusami, lui ti fa il Livorno! Cazzo vuol dire? Ma... Ambra ha comprato un Trilo Bite, ha trattato sul prezzo perché non era in ottime condizioni, da $30 è riuscita a scendere a 24. Brava, ottimo affare. C'è una scena che non è stata ripresa, ovvero io che vado dal tizio e faccio ascolta, vorrei questo che è il più grosso, ma vedi che certo. Qui è un po' scollato, che ne dici di $20 invece di 30? E lui, 25, 23, 24, va bene. Ha fatto tipo come la trattativa, come il banco dei pugni praticamente. Io invece ho comprato il quadro di Elvis come regalo di compleanno per mio padre, che è super fan, che è mega fan di Elvis, è mega fan. Quanto l'hai pagato? Gli ho super quanto l'hai pagato? Ma del film è mega fan mio, perché è mio padre, quindi insomma c'è un connubio di cose, anche perché in quel quadro oltre ad Elvis c'è anche Austin Butler. Papà, vieni qua. Papà, vieni. Papà. Siccome dopo domani è il tuo compleanno, ma sei fatto la barba, scusami, c'è una cosa. Ma che carino, ma guarda il padre di Maurizio, non l'aveva mai visto. Papà, questo è arrivato all'America. Ma sei fatto la barba Mauri? No, ti prego, senza barba non posso guardarlo, no, ti prego. No, Mauri, senza barba non si può guardare, ragazzi, non è bruttissimo senza barba, no, ti prego. Mai guardato Eddie? Non lo trovavo, papà, sto compleanno. Vabbè, gli ricrescerà, dai. Wow, grazie. Grazie. Foto di Elvis, con l'autografo di Elvis, con l'autografo di Austin Butler. Queste carte qua, le fish, sono originali dell'International. Bellissimo, grazie. Fatti la foto, va. È stata un'esperienza particolare perché da noi non esiste, da noi ci sono i mercatini dell'usato, ma qui è proprio... No, zio, senza barba, a parte che vi ho già fatto vedere una foto, no, io senza barba sembro un'altra persona, non mi piace per niente, non mi piace per niente senza barba, no. Come vi ho già detto 1600 volte, oramai la sapete a memoria, c'è un nome per gli uomini senza barba, si chiamano donne, quindi... No, senza barba non mi piace proprio. Una cultura diversa, anche perché ci sono molte cose autografate, oppure loro stessi vanno alla ricerca di oggetti rari come le targhe delle macchine utilizzate nei film, per esempio, o delle foto specifiche di alcune situazioni. Tra l'altro tutti i mega fan lì dentro, si vedeva della serie, tutti a fare le foto. Quindi se vi capita di venire a Las Vegas per qualunque motivo, fate un salto da Golden Silver Pawn Shop e fate il mio nome, perché figo, ho fatto un nuovo figo. Fan, un nuovo iscritto dentro, siamo diventati amicissimi. Lui è colombiano e si chiama Robinson. Bello. 4.000 abbonamenti e via la barba. No, ragazzi, in realtà stavo pensando più che altro di fare l'obiettivo del tatuaggio. No, non l'ho ancora confermato. Ci tengo sempre a precisarlo perché non l'ho ancora confermato, ma stavo seriamente pensando di fare come obiettivo delle sub il tatuaggio della papera sulla spalla. Devo convincermi di farlo, cioè devo vedere se mi convinco seriamente, perché comunque è un tatuaggio. Quindi è una cosa che rimane, quindi uno deve essere convinto, e devo stabilire il numero, il traguardo di sub da fare. No, troppo alto l'obiettivo? No, non è che ti metto 50.000 sub, è ovvio. Però comunque devo pensare all'obiettivo e devo pensare se mi convinco di farlo
il tatuaggio. Comunque è una cosa comunque impegnativa. Cioè, il tatuaggio non è una stronzata. Il tatuaggio è LOL, no, fail, grazie per i 7, medesimo, grazie per i 6, grazie per i salve tra i palatini. No, no, lo faccio, se lo faccio, lo faccio qui. Lo faccio qui sulla spalla, se lo faccio. Lo faccio qua sulla spalla, niente di enorme, faccio uno sulla spalla, faccio il tatuaggio, però, ma che in fronte, ma come in fronte, scusami. Però devo pensare sia all'obiettivo delle sub, sia se lo faccio veramente o no, devo convincermi, quindi al massimo ti taglio una spalla esattamente. È proprio questo che funziona, esattamente. È proprio questo che voglio, tagliarmi una spalla. Ma poi scusa, è uscito? No, questo prima di Barbascuola voglio vedere. Trasformi i vostri vocali in canzoni, ok? Va bene, voglio vedere cosa è sta roba. Di Mark, ma che cazzo di vocale è, scusami? Ma che cazzo di vocale è? Cazzo di vocale! Pam 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 pam. Ma scusi, io pensavo un vocale parlato. Ma com'è che quest'uomo riesce a fare musica con qualsiasi cosa? Com'è che è bravo a fare musica con qualsiasi cosa quest'uomo? Cioè, veramente è un alieno. È anche bella, cazzo! No, guarda, ti voglio bene, ma sto bene così, grazie. Sono a posto così, non mi voglio sfregiare a vita, grazie, gentilissima. Grazie per il giro. Chiara, grazie per la tappa, Natina, grazie mille. Che cazzo? Cosa ci fai? Un canto, una roba mistica? Fai un canto mistico buddista, tipo Om, perché... Eh sì, non è che c'era molto da fare, cioè voglio dire, la soluzione è quella, era perché... Just fell enough, you're one of them that you are different from everybody else. Questa è proprio una canzone direttamente. But it's just the same for everyone. What's this fell enough, you're them that you are different. If Aaron from everybody else, but it's the same for everyone. Oh raga, è bravo, cioè riesce a creare perfettamente la canzone sotto. Insomma, na 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 na. Diventato un pezzo di una canzone heavy metal. Questa che canzone è? Perché l'ho già sentita. No, non sembra Queen of Kings. È diventata una canzone epica, attenzione. Bravissimo, sì, cazzo, è diventata una canzone tipo techno.
Bread for your bread. Solo per uomo. Il growl devi spingere col diaframma, se no sforzi la gola, non va bene, se sforzi la gola dopo ti tagli, ma devi spingere, col diaframma, non devi andare di gola, perché se vai di gola dopo fai non va bene, devi andare di diaframma e prova tu. Devi andare di diaframma, non di gola. Spero di non aver svegliato l'intero vicinato, spero di non aver svegliato tutti i condomini, l'isolato e la città intera, però devi andare di diaframma, non di gola. Se vai di gola ti fai male. Ok. Fallo più lungo possibile. Sono le 11:15 di sera. Tu ti rendi conto che questi chiamano la polizia perché pensano che ci sia un triceratopo in casa? Non posso farlo a quest'ora. Sembra che ci sia una battaglia di dinosauri in camera mia. Apri l'impianto! Beh. Quello, insomma, quello che abbiamo constatato è che fa puzz. Fa puzz, e l'abbiamo capito. Pupù fa puzz. La pupù fa puzz. Papi pu fa puzz. Papà, papi pu, papà pu, papu pu fa puzz. Pupù fa puzz. Papi be pu pe pu pu pa. Fa puzz. Pupù fa puzz. Pupù fa puzz. Pupù fa puzz. Pupù fa puzz. Papi pu fa puzz. Pupù fa puzz. Papi be pu pe pu pu pa. Na 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 na. Ma così è facile. Però è bella, cioè le fa proprio bene. Cioè quest'uomo caga canzoni alla stessa velocità con cui io cago stronzate. Quest'uomo è capace a creare dei riff e delle canzoni a una velocità smisurata. Ah, è di Santana. Vabbè, il discorso comunque non cambia però. Ah sì, ma il discorso non cambia uguale, non è che... Vabbè, Clapton, comunque il discorso non cambia. Bella! Mi piacciono tutte! Mi piacciono tutte! London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my dear lady. È quella lì, scusami, te. Sì, è London Bridge is falling down, cioè letteralmente quella. Che cazzo è un clicker di The Last of Us? Lo stavo per dire io. Posso dire che come trailer horror di un gioco, di un film, spaccava? Posso dire? Spaccava di brutto come trailer di un horror, o di un film horror, di un gioco horror. Tanto per non dimenticare... Switch Aldo Mine! Bravo! Grande, eh! Mortaccio!
lui la odia, non so perché la odia, però lui odia sui Child of Mine, non ho mai capito il perché, però lui la odia la follia, cazzo. Allora, vediamo un attimo Barba Schiuma, vediamo un attimo tra l'altro anche le cose che dobbiamo vedere le prossimi giorni. C'è quella di l'appuntamento con sei uomini. Se no, che cos'è? Cos'è che avevo messo dei The Show? Non mi ricordo neanche più. Fare colazione gratis in hotel fingendoti cliente da uno.